Parliamo dei nostri quartieri, qui a Roma di San Basilio, la Paterna della Coma. Parleremo delle cose che ci piacciono, di quelle che non ci piacciono, di quelle che cambieremmo. E che facciamo? Viaggiamo a Valencia? No, ci vedremo in videochiamata. E che vuol dire? Faremo una connessione Skype. Forse qualcuno di loro verrà a trovarci. Che bello, non vedo l'ora. Ma dovremo imparare lo spagnolo? Forse non sarà necessario. Facciamo una conversazione tutti insieme. Hola, en nuestra clase son 17, 9 chicas y 8 chicos. ¿Cuántos niños y niñas hay en vuestro colegio?
In classe siamo in 22 più una maestra. Nella scuola invece circa 350. Che idioma sai? Noi parliamo in italiano, ma studiamo anche l'inglese. E tu? Io también hablo español. Anna due in arabo. Oh, e tu? Io vorrei imparare il giapponese a leggerlo, però un po' so scriverlo. Nosotros tenemos una batucada. ¿Vosotros tenéis algún grupo de música? Facciamo musica, abbiamo un maestro esperto argentino, ma non abbiamo un vero gruppo. Può essere il piatto más tipico da G. La pasta alla carbonara. L'arbacchio con le patate. I carciofi alla giudia. Il piatto tipico è la matriciana, ma a tutti noi piace... La pizza! Lo gusta jugar a fútbol. Y a mí me gusta saltar a la cuerda. Y a mí me gusta jugar por la calle al pilla-pilla. Ho avuto un'idea, perché non raccontiamo la nostra vita di quartiere ai nostri amici di Paterna con un'animazione stop motion? E che cos'è un'animazione stop motion? È una tecnica cinematografica che serve a creare illusioni di movimento. Ho capito! E come la vogliamo usare? Ad esempio con la carta? Sì, con la carta costruiamo personaggi e location e li animiamo foto per foto. Amici, facciamo un film! Sì! Sì! La mattina ci svegliamo ancora pieni di sonno. I nostri genitori ci vengono a svegliare per portarci a scuola. Dopo esserci lavati e aver fatto colazione, ci buttiamo nel traffico della mattina. Noi veramente andiamo a piedi. Finalmente arriviamo a scuola, dove facciamo tante cose e dove riusciamo a giocare. Finita la scuola andiamo al parco dei cavalli, il maneggio. Ma perché ci sono i cavalli a San Biasilio? Qui no, ma il quartiere vicino sì. E poi alla pizzeria. Mica ci andiamo ogni giorno. Però sarebbe bello, no? Dopo scuola andiamo a prendere un gelato. E poi andiamo al parco sui scivoli in bicicletta. Io vado a giocare a basket. E io a calcio. A me piace tanto raccogliere frutta dagli alberi. Perché c'è la frutta sugli alberi nel parco? Su alcuni alberi sì. A volte però le nostre strade e i nostri parchi sono un po' abbandonati. C'è tanta spazzatura dimenticata. E qualcuno che litiga per la bici, però poi fa pace. O altri che portano cani pericolosi. Piove, poi non possiamo uscire. Allora rimaniamo.
andiamo a casa e cominciamo a fantasticare. Sì, di dragoni. Una volta ho visto un dragone che prendeva un bambino e lo lanciava dentro un vulcano acceso. Eh sì, vabbè! Io una volta ho immaginato un topo gigante che usciva da una casa abbandonata. Io invece ho immaginato Super Basilio che volava e sistemava ogni cosa. Io immaginando che c'era una piscina dove andare di estate e d'inverno. E io un acquario dove andare a vedere i pesci rari. Io invece ho immaginato una scuola di pasticceria dove fanno le torte più buone di tutto il mondo. Io addirittura ho visto piovere caramelle dal cielo. E io ho immaginato diventare il nostro quartiere più grande e più bello.